Qui, come si va? Tutto a posto, va tutto a posto. Sto sempre qua presente. Lo so, lo sempre so. In mezzo a voi. Ciao, no. Ciao, Tommaso. Qui, complimenti e auguri. Ciao, bene. Va bene. Ho detto, i ragazzi sono puntuali, come sempre. Ciao, carissimo. Ciao. Ciao, Gabriele. Qui, piano piano e vi riprendo. Vi riprendo tutti quanti. Ciao Luigi. Chi è? Ciao carissimo. Ciao Mario. Tutto bene? Tutto bene. Sto già in registrazione. Ragazzi, mi avvicino un po' a voi. Scusami. Scusami. Qualcuno può chiamare Gennaro per capire se si è perso, se sta arrivando. Ciao Valeria. Ciao Valeria, complimenti. Grazie. Valeria, vieni un po'. Sì, Luigi, vieni un po'. Sì. Il nostro reporter. Gennaro, vieni. Sì. Aspetta, ragazzi, mi fate un po' di spazio, bravo. Ma deve essere la Luigi Gatti. Sì, stai. Ci manca. Grandi! Forza! Giovanni, stiamo già in registrazione. Mi scatti un attimo, metti dove sta Giulio, mi scatti pure a me la fotografia. Certo, metto dove sta Giulio. Sta Giulio? Noi stiamo già in registrazione. Gennaro? No. Grazie. Arriva. State voi davanti. No, quello è bello. Dici, la bomba di benzina è più vicina, secondo te, qua attorno, costa. Mamma mia, è corso meridionale. Però sta anche su via, dovrebbe stare pure su via. Pure su via da adesso, sì. Buongiorno a tutti, grazie di essere qui. Come sapete, appunto, vi abbiamo chiesto di esserci per illustrarvi quelle che sono le iniziative che stiamo mettendo in campo e perché metteremo in campo per continuare ad affermare il principio della legalità in campagna ed evitare che si istituzionalizzi l'illegalità, come stanno cercando di fare. Chiaramente ci riferiamo alla situazione De Luca. Però prima di fare questo, consentitemi, oggi è la nostra prima uscita pubblica dalla proclamazione degli eletti e quindi oggi vorrei presentarvi la squadra dei 7 consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle che per la prima volta metteranno piede nel Consiglio regionale della Campania. Quello che vi assicuriamo... non sarà più lo stesso. Leggiamo sugli organi di stampa in questi giorni che è in atto una frenetica corsa alla distruzione dei documenti e alla formattazione dei computer perché sta arrivando il Movimento 5 Stelle. Questo ci fa onore, vuol dire che hanno paura di noi per una ragione semplice, perché fino ad oggi avrebbero dovuto occuparsi dell'interesse dei cittadini e non l'hanno fatto, quindi hanno qualcosa da nascondere. Noi entreremo in Consiglio regionale, saremo un faro e un pungolo e ci occuperemo noi degli interessi dei cittadini facendo venire fuori tutto quello che non va. È per questa ragione che ancora oggi ribadiamo la richiesta di avere un ruolo all'interno dell'ufficio di presidenza. Lo abbiamo già chiesto nei giorni passati, lo stiamo chiedendo a livello nazionale, non certo perché ci interessano le poltrone, ma perché lo prevede lo statuto regionale per garantire all'opposizione il ruolo di controllo e di garanzia che noi siamo chiamati responsabilmente ad esercitare.
Non ci interessano le poltrone, lo dimostriamo perché rinunciamo sin d'ora a tutti gli emolumenti accessori all'indennità di carica che si debbono ad un eventuale ruolo all'interno dell'ufficio di presidenza, oltre a rinunciare alle auto blu. Concludo con un auspicio rivolto chiaramente alla maggioranza del Consiglio regionale, e cioè che l'ufficio di presidenza di questa legislatura, di questo Consiglio regionale, sia un ufficio di presidenza degno di questo nome, essendo il principale organo di garanzia del funzionamento del Consiglio, non certamente come i due passati presidenti che sono stati implicati in vicende giudiziarie gravi o comunque indagati, rinviati a giudizio, addirittura arrestati. Questo è il nostro auspicio, che si porti l'onestà e la legalità in Regione Campania. Ora vi presento gli altri sei. Io non mi presento, mi conoscete, abbiamo avuto modo di conoscerci in questo tempo, ma ci tengo a presentare gli altri sei componenti di questa squadra meravigliosa del Movimento 5 Stelle. Parto dall'altra donna, che è Maria, ma invito loro a presentarsi direttamente. Allora, buongiorno a tutti, sono Maria Muscarà. Di voce. Un grande senso di responsabilità, siamo qui, questo è il nostro primo giorno di lavoro qui dentro. Lotteremo perché ci sia trasparenza in tutti gli atti, a cominciare da quello che si compirà lunedì. Trasparenza negli atti significa correttezza delle operazioni, significa che l'opinione pubblica finalmente può realmente comprendere come vengono spesi i soldi, quali sono gli obiettivi da raggiungere per migliorare la qualità della vita in questa regione massacrata da 20 anni di malattie. Ci saremo, chiederemo anche il vostro aiuto, affinché nasca anche una cronaca lucida, chiara, onesta su tutte le nostre azioni. Buon lavoro a voi, buon lavoro a tutti. Principalmente, e quello di cui mi sono occupato nella mia vita sono principalmente i progetti europei per quanto riguardava i prodotti tossici, il GP e biologico, mentre negli ultimi 5 anni ho coordinato il stand dell'ENIT, dell'Ente Nazionale per l'Autismo. Quindi abbiamo grande esperienza sia a livello di turisti che a livello dell'agricolo. Io spero che con i miei colleghi riusciremo a invertire un po' la rotta che la campagna ha preso. Grazie. In questi anni la prima esperienza politica l'ho fatta nel 2013, sono un attivista di lungo corso, candidato a sindaco nel paese in cui risiedo, sono italiano, è stata un'esperienza molto formativa. In questi anni io insieme a tanti altri, tra cui gli eletti che vedete qui, ci siamo occupati non soltanto di denunciare la cattiva gestione che si è susseguita in questi anni di questa partitocrazia, ma ci siamo preoccupati anche di presentare dei progetti seri che guardino al rilancio di questa terra, quindi alla valorizzazione delle risorse presenti, e abbiamo messo in campo già delle progettualità che parlano di rilancio turistico, economico, occupazionale. Siamo qui, ci mettiamo la faccia e siamo a disposizione di tutti i cittadini per portare la loro voce nel Palazzo regionale. Grazie. Luigi Cirillo, ho 27 anni, sono il più giovane dei consigli regionali in Regione Campania. E sono laureato in giurisprudenza, laurea magistrale, e questa esperienza anche universitaria la porteremo in consiglio regionale per i disagi che gli studenti sentono relativamente ai tagli del posto di studio, al trasporto, ma non solo. Sono di Castellammare di Stabia e come gruppo fantastico di attivisti conduciamo da anni battaglie come quella sul tema dell'acqua pubblica. Partecipiamo insieme ai comitati dell'acqua per essere presenti sul territorio, non solo per dare una voce a tutte quelle associazioni, a quelle comitati, a quelle categorie di persone che veramente hanno bisogno di un punto di ascolto. Formazione sì, candidato al Consiglio Comunale 2013, da anni presente sul territorio, continueremo a essere presenti con tutti, e penso che la squadra che abbiamo formato veramente vorrà portare una mentalità di onestà e legalità nel Consiglio regionale, che veramente da questo punto di vista porta con sé una bellissima esperienza, tanti indagati come l'ultima legislatura, e noi sicuramente da questo punto di vista continueremo la novità, tutti incensurati, senza cariche vedenti, e questo è importante, riportiamo la buona. Ovviamente quella di dare in qualche modo continuità a quanto già annunciato in campagna elettorale. Più di una volta abbiamo detto che l'obiettivo principale è quello di portare normalità all'interno delle istituzioni. Per
troppi anni in questo territorio e attraverso questi palazzi sono passate scelte che hanno in qualche modo penalizzato il territorio sia dal punto di vista ambientale che dal punto di vista veramente istituzionale, prima si parlava di soggetti indagati, in qualche modo arrestati, condannati. Quindi non c'è più da credere a progetti faraonici per quanto riguarda la promesse elettorali che hanno portato comunque consenso sul territorio. Noi ci proponiamo di portare una sola cosa, quella di restituire normalità alle istituzioni e quindi di garantire l'ordinario, uscire da tutte le fasi di commissariamento che in qualche modo hanno penalizzato questo territorio e cominciare a lavorare in maniera seria e normale, in maniera ordinaria. Grazie a tutti e buon lavoro. Compensazione di ripescato, che è stato già spiegato dai miei amici attivisti, siamo con il nostro percorso, dove veniamo e dove siamo arrivati oggi, in questo palazzo non c'è ancora arrivato. Il senso sarà questo, portando cambiamento, ma che sia una rivoluzione prima culturale e poi politica. Questa regione è sopravvivita, le difficoltà che ha, la sanità, c'è però ancora gente che oggi chiede dove sedersi in quale momento. Ma questo momento è il punto che ci serve è sostenerci, raccontare la verità e quello che battagliamo in queste anni. La responsabilità è tantissima che sentiamo, perché l'impegno nostro è molto serio. Ed è una responsabilità non solo politica, ma anche morale, perché affrontiamo un palazzo complicato, le sue dinamiche, dove per troppo tempo una cattiva cultura è diventata la semplice oggettività. Ma non funziona così. Da oggi ci saremo noi. Grazie al vostro aiuto, a quelli che spiegherete, ci informerete, noi saremo qui, notte e giorno, nel nostro stile per il Parlamento, rinunciando a privilegi, vantaggi e stipendi. Noi siamo qui per i cittadini e vogliamo esserci per mettere il ordine in questa città, in questa vita. Grazie. Conferenza stampa del gruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale per parlare delle proposte che abbiamo già pronte. Abbiamo già pronta la proposta di legge per il dimezzamento degli stipendi di consiglieri e giunta, per il ricalcolo delle pensioni dei vitalizi sulla base dei contributi versati, per l'equiparazione del trattamento pensionistico a quello di tutti i dipendenti pubblici, che farebbe risparmiare almeno 10 milioni di euro all'anno. Oggi avremmo voluto parlarvi di questo e invece dobbiamo continuare a parlare delle vicende giudiziarie di quello che è stato eletto presidente della giunta regionale in Campania, pur essendo ineleggibile per la Severino. Mentre parliamo di questo, il commissario Cretu dell'Unione Europea, sollecitato dal Movimento 5 Stelle, ci mette in guardia e dice che la regione Campania mette a rischio la programmazione dei fondi europei del prossimo settennato. Questa è la situazione in cui ci stanno mettendo. Oggi siamo qui per raccontarvi che stiamo presentando una diffida a firma dei nostri parlamentari e di tutti i consiglieri regionali, indirizzata alla presidenza provvisoria del Consiglio regionale, oltre che agli organi istituzionali massimi, quindi il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro degli Interni, il Ministro degli Affari regionali, diffidandoli per l'ennesima volta a prendere atto della sospensione ope legis, della sospensione di diritto dovuta all'articolo 8 della Severino nei riguardi di De Luca, una sospensione che sulla base della sentenza del TAR, che è stato successivo al nostro ricorso, e sulla base di una sentenza della Cassazione a sezioni riunite, si dice che è opera di diritto, quindi non ha bisogno di nessun intervento né nel merito né nelle tempistiche, e che oltre a operare di diritto esclude De Luca dal quorum del Consiglio, quindi De Luca non può neanche prendere parte al Consiglio regionale. Lo dice una sentenza del TAR e su questo oggi presentiamo l'ennesima diffida. Oggi veniamo a sapere di un fatto gravissimo che sta accadendo, un parere dell'Avvocatura dello Stato richiesto da Renzi, Renzi che supera Berlusconi e che dal logo Alfano vuole passare al logo De Luca, oramai ha gettato la maschera. Legislatura in Campania, che è una terra che ha fame di legalità, dovrebbe cominciare con una legge ad personam. Noi glielo permetteremo perché il parere dell'Avvocatura dello Stato va contro una sentenza del TAR. In questo paese esiste la separazione dei poteri e la magistratura, in una sentenza passata in giudicato, ha sancito nero su bianco che De Luca è sospeso di diritto per la legge Severino. Chi va contro la legge dello Stato, l'unico baluardo anticorruzione
che questo Parlamento è stato in grado di produrre e contro una sentenza della magistratura se ne assume le responsabilità giuridiche e noi opereremo di conseguenza. Domani presenteremo un dossier in procura contro tutti gli organi istituzionali, incluso il Presidente del Consiglio dei Ministri e l'Avvocatura dello Stato, che stanno facendo omissioni da quando ci sono state le elezioni e le proclamazioni e non hanno preso atto di una sentenza che sancisce la sospensione di De Luca e che gli impedisce persino di entrare in Consiglio regionale. Questo è un comportamento scellerato, questo vuol dire chiamare a raccolta le istituzioni per istituzionalizzare l'illegalità. È una forzatura dopo forzatura. La prima forzatura è stata candidare un ineleggibile. Rispetto a questo abbiamo sollevato l'eccezione di incandidabilità e se vi leggete il parere dell'Avvocatura di Stato di oggi ci dà ragione. Il fatto che De Luca sia ineleggibile, quindi sospeso di diritto e quindi impossibilitato a nominare ogni giunta, ogni vicepresidente a compiere qualunque atto, di fatto ne avrebbe decretato anche l'incandidabilità. E quindi a fronte di questa situazione che irresponsabilmente il PD e il Presidente del Consiglio dei Ministri ha determinato, oggi si mette una pezza a colori. Questo è il governo delle pezze a colori e delle leggi ad personam. Noi non lo consentiremo perché grazie a Dio in questo paese esiste ancora la legge e la legge è al di sopra di ogni cittadino. Non esiste nessun cittadino, neanche se si chiama De Luca, che è al di sopra della legge dello Stato. Grazie. Grazie. Qui oggi è presente anche uno degli avvocati che ci sta seguendo, è la questione De Luca. E quindi in questo momento, appena dopo aver parlato con voi, ci torneremo insieme per valutare tutte le azioni legali, quindi anche il mezzo tecnico legale, che si possono mettere in questione. Quindi in questo momento non posso anticipargliele perché la notizia del parere dell'avvocatura è di questa mattina, l'abbiamo appresa questa mattina e quindi oggi abbiamo appunto la diffida, l'abbiamo firmata, l'hanno firmata a Roma i nostri parlamentari e avremo proceduto in questo. Adesso valuteremo tutte le azioni che si possono mettere in campo per ribadire la libertà. Consigliere, De Luca dice che l'azionino non è applicabile al suo caso. Gli avvocati De Luca dicono questo. È un parere di parte, tra l'altro neanche un parere pro veritate, per cui vale quello che vale. Per noi c'è una legge dello Stato, oltre che una sentenza passata in giudicato della magistratura che non è stata appellata e che è scritta nero su bianco. E come valuta l'approvazione eventuale di un decreto ad hoc per De Luca? Lo trovo scellerato e lo trovo uno schiaffo alla legalità e ai cittadini che sono sottoposti alla legge dello Stato. Non vedo perché ci debba essere un cittadino che non lo è. Continuiamo con le leggi ad personam, cominciamo malissimo questa legislatura in Campania. Lunedì viene convocato il Consiglio regionale, anche su questo decideremo qual è la strategia da intraprendere. Ve lo ripeto, purtroppo la situazione cambia di ora in ora, adesso hanno capito che avverso una sentenza della magistratura non potevano far altro che fare un decreto legge per pararsi e quindi stanno procedendo in questo caso. Ma esiste una sentenza che è precedente e quindi sulla base di questo valuteremo tutte le azioni legali da intraprendere. Le ripeto, le direi, non è corretto, le nostre decisioni sono sempre collegiali, quindi le prenderemo insieme a tutti i consiglieri regionali, oltre che al nostro avvocato. Io non so se c'è qualcuno anche degli altri consiglieri che vuole rispondere alle domande. Questo afferisce a uno strumento importante dell'istituzione. Allora, Marina la raccomanda. E comunque i nostri capogruppo saranno a rotazione così come avviene in tutti i livelli istituzionali in cui siamo presenti. Invece per l'eventuale vicepresidenza? Per l'eventuale vicepresidenza c'è stato un articolo sul blog di Beppe Grillo, quindi un criterio che abbiamo scelto di adottare a livello nazionale, di chiedere la vicepresidenza e che la vicepresidenza vada a chi è stato il candidato presidente. Secondo noi De Luca non dovrebbe proprio entrare in aula. Non lo diciamo entrare nell'aula, nel perimetro dell'aula. C'è una sentenza del TAR, se volete dopo ne abbiamo copia di questi passaggi a cui faccio riferimento, in cui si dice che De Luca non è imputabile al quorum del Consiglio. Vuol dire che lui non può partecipare alla seduta del Consiglio. Non lo dico io, lo dice una sentenza della magistratura. Qual è la tua strategia? Loro stanno assolutamente prendendo tempo perché sanno benissimo che c'è una sentenza della magistratura che li inchioda. Quindi si sta procrastinando questo momento, adesso si vuole intervenire con un decreto legge, perché è l'unico modo per ovviare a questa problematica, sempre secondo loro, non certo secondo me. Quale scenario immagini?
Purtroppo lo scenario l'abbiamo prefigurato prima che avvenissero le elezioni e abbiamo richiamato il Presidente del Consiglio dei Ministri, che dovrebbe essere il massimo garante istituzionale, ma che secondo noi è in un conflitto di interessi, essendo il capo del PD e colui che ha consentito la candidatura di De Luca. Noi l'abbiamo richiamato alla responsabilità prima che ci fossero le elezioni, chiedendo di ritirare la candidatura di De Luca, perché sapevamo che ci saremmo ritrovati in un impasse istituzionale. Siamo in un impasse istituzionale, sono passati oltre 20 giorni dall'elezione, il 18 giugno c'è stata la proclamazione del Presidente, siamo fermi completamente, rischiamo di perdere i miliardi di fondi europei, lo dice la Commissione europea, quindi la situazione è questa ed è gravissima. Assolutamente. Allora, quello che spetta un consigliere regionale complessivamente sono 11.100 euro lordi, in pratica. Lo stipendio è 6.600 euro lordi, il resto sono spese per l'esercizio del mandato. Allora, noi dei 6.600 euro lordi tratteremo 5.000 euro lordi, il resto lo restituiremo, così come anche delle spese di esercizio del mandato che vengono erogate in maniera forfettaria e che non vanno rendicontate, sono tanti soldi. Noi utilizzeremo solo quelli che ci servono, rendicontandoli, i famosi scontrini per cui siamo stati presi in giro e che hanno consentito ai parlamentari di appunto creare un fondo di microcredito che farà partire un'impresa al giorno per i prossimi 10 anni in Italia. Lo stesso criterio lo applicheremo qui in campagna, quindi dei soldi, delle spese dell'esercizio del mandato tratterremo quello che effettivamente spendiamo per l'esercizio del mandato, lo rendiconteremo e il resto lo restituiamo in un fondo che valuteremo, insomma, se destinare anche in questo caso però alle imprese campane, quindi non andrà a finire nel grande fondo nazionale, creeremo uno strumento ad hoc opportunamente dedicato alla campagna. Consigliere, però sostanzialmente un decreto legge formalmente mette le cose a posto, voglio dire, voi come pensate di poter intervenire su questo? Perché la giurisprudenza è una cosa, il decreto legge è un'altra, cioè metterebbe certo le cose a posto, voi come lo giudicate? Sono dei tecnicismi che adesso, proprio in questo momento, appena li lasciamo, valutiamo insieme al nostro legale. La sentenza è precedente al decreto legge e il parere dell'Avvocatura dello Stato, in qualche modo, se li leggete tra le righe, definisce anche che c'era l'incandidabilità di De Luca, cosa che, per la quale noi avevamo fatto ricorso al TAR. Quindi adesso con il nostro avvocato valuteremo tutte le azioni che si possono intraprendere. Certamente quella è una sanatoria ex post e mettere una pezza a colori a una situazione scellerata. È una legge ad personam, non si chiama in altro modo, anche se c'è un parere dell'Avvocatura dello Stato. È un lodo De Luca, chiamatelo così. Grazie a lei. Grazie. Però solo i consiglieri possibilmente. Non eletto ha permesso a un candidato di partecipare. Come devo scattare? Qua. Siamo anche per i giornalisti, possono entrare a scattare. Se volete fare un parere più tecnico, no, però adesso non guardate troppo, altrimenti non leggo consiglio regionale. Esiste la ma vabbè, se vogliono adesso lo so. Ma Peppino, so pure Peppino, com'è? Non sta pure Peppino. Tieni, due. Bravo.